Avete presente quel momento in cui devi registrare Amnesia? E mentre vai a registrarlo devi riscaricarti tutto il gioco per qualche problema dei file, probabilmente non lo so. E per scaricare 1 giga e 3 di gioco fai partire il download all'1.42 e alle 6.20 non ancora finito. Capisci che oltre i 100 kilobyte al secondo di picco massimo, attenzione, e oltre al fatto che il gioco va giocato, registrato, montato e caricato per il giorno dopo, ecco lì capisci che sei un po' nella merda. Già, è un nuovo giorno, finalmente iniziò. La cosa divertente è che ieri, perché è un altro giorno, appena finisci di scaricare il gioco non si mette a fare l'update Steam. Cioè, ma io non lo so, ma ce l'hai con me? In ogni caso, devo registrare, montare e caricare questo video entro oggi pomeriggio. Ce la faremo? No. Comunque siamo sulla nuova mappa di Amnesia, questa è The Cruel Waves of Dr. Richard Jones. Ti sei svegliato in una piccola stanza di una mansione straniera. Mansione magione quella. Non sai come tu sia finito lì né chi ti ci abbia portato. Devi capire cos'è successo. Bene, iniziamo subito. Io spero che non sia come l'altra volta. Io voglio una mappa. Inizia, per favore. Se adesso non mi parte neanche la mappa, devo spaccare qualcosa. Ce l'abbiamo fatta. Anche perché se dopo un giorno che tento di giocare ad Amnesia perché voglio giocare ad Amnesia e non mi fa giocare perché no, qualcuno ha deciso che io non devo giocare, cosa devo fare? Allora, non ho oggetti, perfetto, buongiorno. Qui c'è subito una lettera. Caro Jonathan, tu non mi conosci, ma io so esattamente tutto di te. Ti ho osservato per lungo tempo e ho pensato che tu possa essere un buon oggetto per il test. Devi fare una sola cosa, trovare una via d'uscita e sopravvivere. Buona fortuna, dottor Jones. E dottor Jones, per favore, la prossima volta mi lasci a casa, per favore, che sto bene nel letto, grazie. Olè, subito, i quadri, dietro i quadri c'è sempre tutto. Lanterna! La lanterna è l'unica cosa che voglio in sto gioco. Allora, porta chiusa e un piccolo ago, come posso usarlo per rompere la porta? Ok, e questo è passato sotto, te mi servi. Guarda, guarda quegli armadi, già gli armadi. Vaso, vai a vedere Sì, vai tranquillo. te. Ok, grazie, vaso. C'è qualcosa dentro qua? No, non sembra. Wait a moment. Grazie, torno dentro. No, ovviamente me l'aspettavo. Porto un va... Pensavi di nasconderti, eh? E dining hall, che serve qui? Buongiorno, è un bel quadro artistico. Io so di quadri che tipo con spennellate a caso che valgono milioni, ma mi chiedo, ma perché? Un piccolo indizio per te. Sembra che tu abbia problemi con la seconda porta, giusto? Bene, ispeziona il pavimento e trova la chiave, dottor Jones. No, in realtà non ci avevo neanche controllato, ma va bene, controlleremo per terra. Probabilmente c'è la chiave sotto le sedie. Signore, ho ribaltato tutte le sedie, io non lo so adesso. Forse dietro? Non lo so, dentro il camino non c'è. Dietro questo? Questo si muove? Questo si muove. Ma va a cagare. Perché non ho la dimensione di una maglietta che mi infilo dentro il comodino? Sentilo lì di fuori? No, io non posso star qua però. Ah, sei bloccato con le sedie? Oddio! Oh! Ehi, fra! Senti, ma per favore, ma togliti, c'ho il biglietto! Giuro! Sono sulla lista! Mi fai entrare? Ma va a cagare, tutta sta roba per un coso... Ma va, che cacchio. Guardate, ho finito la lanterna. Consigli di sopravvivenza. Prova a illuminare il passaggio, non sprecare il tuo olio, non morire, dottor Jones. Grazie, dottor Jones. L'ultimo suggerimento era il migliore. Allora, mi serve sicuramente un po' d'olio perché l'ho finito ormai. Oh, qui c'è una spranga. Ottimo. Questi che non mi servono un cacchio perché voglio l'olio. Perché è così grossa sta stanza? Bello sto bagno. L'avete sentito? Ho tirato un calcio. Mi sono fatto male. Hai ragione, dovevo bussare prima di entrare. Hai ragione. Però cacchio, ma non c'è la porta. Come faccio a bussare se non c'è la porta? Ho una chiave. La chiave della cella. Ok. Un'altra cella. È pieno di celle. Tutti celle in questo gioco. Che forse è questa? Non è questa. È tipo quella. Perché mi fanno tornare indietro? Cosa succede? Corri! Corri! Non è successo niente. Ok, chiudi. Ah, che bella giornata. Bellissimo sto posto. Fammi accendere due torce, tanto... Muah, guarda lì, che bello. Sì,
Sì? Ah, sono stato io? Ok. Raga, io sto finendo l'olio, non va bene. Qui c'è una lettera. Non tutto è sicuro. Congratulazioni, sei arrivato lontano, ma non fidarti di niente qui sotto. Ti ho preparato qualche trappola. Ma perché? Ma perché? Cosa vuol dire non fidarti di niente poi? Ehi, ehi, oh, ehi, oh, ehi, oh, ehi, oh, ehi, oh. Sì, ma ste torce che illuminano lì così non fanno un cacchio. Madonna santa, ma io lo sapevo anche! Ma perché devono urlare sti cosi? Quella gelatina blocca la porta, ma non sono una cattiva persona. Cioè, non così cattiva. Troverai qualcosa nella cella lower, più bassa. Cacchio, insomma, porca vacca. Non ho capito, c'è una cella lower, una tipo più bassa, ma dov'è? Eccoli, finisce! Ciao olio! Mi raccomando, non darmene troppo, eh! Sia mai che forse diventa troppo facile. Oh, lì sopra. Oh, chiave. No, no, no. Se, no, no. Mi ha colpito? Ok. Ma lo sapevo che era uno di quelli che sparivano, ma non pensavo mi colpisse. C'era una porta chiusa qua da qualche parte. Ciao mamma, sono in TV. Che c'entra? Olio, olio. Sì, ma non sprechiamolo come deficienti, per favore. Anche se serve. Cella binaria. In italiano? Forse è lì sotto, vero? Questa è la classica cella dove si tiene il vino. Ui, ui. Oh. Che fai? Parkour. Si fa male. Deficiente. Oh, oh, ehi, oh. Oh. Oh, no. Ma no. Ma perché? Ma che... Porno stavate registrando? Ma perché? Dico, quando mancano le idee, no? C'è sempre chi esagera. Ciao Fra, c'è il pisello corto. Ti ripeto, non morire o finirai come questi tizi. Tutti loro non hanno passato il mio test, quindi fai attenzione. Dottor Jones, grazie dottor Jones, vai tranquillo, non posso morire perché sto giocando io e quindi in caso ricomincerei il gioco. Mi dispiace. Fammi vedere sta bellissima cella binaria con i cadaveri. Vabbè. O là sopra, ok, allora mi servono delle scale, chiamate semplicemente casse perché siamo dei barboni qui e non ci abbiamo niente. Che ingegnere, mamma mia, guardalo, si costruisce tutto da solo. Ah, budella, benissimo. E qui si apre. Perfetto, ci entreremo nella prossima parte. Ragazzi, io termino qua l'episodio. Non so quanto sia venuto lungo, spero non troppo, più che altro per il semplice fatto che adesso devo caricarlo, devo modificarlo, devo caricarlo e non so se lo avrete in orario, se non lo avete in orario sapete il perché. Tenterò in tutti i modi di farvelo avere il prima possibile, giustamente. In ogni caso vi saluto, ci vediamo alla prossima parte di Amnesia. Qui da Nanolfo è tutto, ciao a tutti.